Porco Livio. Ma che cazzo ne facci che? Ma porco Livio. Livio, di ovvio. Colivio. Ma porco Livio, si chiama Livio questo mostro? Porco Livio sì! Porco Livio! 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 Anche se non si vede perché non si dice. Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Fangulo a Livio! Zero.
Cucino birichino, il tuo fare da stupido bambino. Ti senti davvero intoccabile, le vocine nelle discussioni. Smettila, non si capiscono le lezioni. A casa sta marciando e tu stai tardando. Sfogliatore bugiardo e anche io sopravvalutato. Senza un purtroppo ha schivato il buco di trama che hai trovato. Il cucino che è stato ciucciato. Tutti i lamponi che hai spalmato. Con tutti questi matti di Lidio ti meglia. Ti immagini. Porcomedia, il mondo non gira intorno a Star Wars. Non stiamo mica ai Lucas Awards. Fan di Hunter Hunter, manco fosse uno zerbino. In lingua tra la forza ed un tombino. Francesco purtroppo sei un pazzo. Togashi ha sfracassato il cazzo. Arcane sta marciando e tu stai tardando. Sfogliatore bugiardo e manca gli un sopravvalutato. Senza un purtroppo schivato. Il punto di trama che hai trovato. Il ciuccino che è stato ciucciato. Tutti i lamponi che hai spalmato. Con tutti questi matti di video di meglio. Ti immagini. Porco maci, i buchi di trama hanno rotto. Il maestro è ciò che ci ha tolto. La palestra morbato, i tuoi gatti l'hanno inculcato. Sembra che lavori come un muro. Quel cellulare mettilo al culo. Quel cellulare mettilo al culo. E tu stai tardando, sfogliatore bugiardo. E manca gli un sopravvalutato. Senza un purtroppo schivato. Il buco di trama che hai trovato. Il ciuccino che è stato ciucciato. Con tutti questi matti di Livio ti meglia. Ti immagini. Arcana, Arcana sta marciando. E tu stai tardando, sfogliatore bugiardo. Io ormai l'hanno notato. Tu stai tardando, sei uno sfogliatore bugiardo. Con tutti questi matti di Livio ti meglia. Ti immagini. Arcana. Ma salve ragazzi, ma come state? Va tutto bene? Spero vada tutto bene. Grazie, Mento. Non è vero. Grazie, grazie mille. Ciao Alo. Allora, oggi è un giorno speciale. Novizio. Lo sai? Lo sai che è un giorno speciale oggi? No. Perché ho sbloccato lo Sharingan ipnotico. Lo sapevi? Massaggio drama. L'ho seguito un po'. Non mi sembra drama. Che è sta roba? Ho messo una nuova animazione così. Grazie Ciccio. Sta creando troppa tensione. No, sessuale. No. Comunque guardate lo Sharingan, ragazzi. Congiuntivo. Ciao Vizio. Ho rubato l'occhio, grazie Vizius. Guarda. Me la metto. Sharingan. Ciao Asso. Raga, sto malissimo. Di che dramma si parla? Che è successo? Io non credo. La so sta cosa. Bravo Asso. Riassunta in breve per quel poco che ho visto. Dario Mocce, non mi ricordo chi altro, hanno commentato. No! Esattamente. No, questo format che sta portando avanti Gianluca, Corpo Mate e Ivan. Ha risposto Gianluca. Che ha detto? In modo molto goliardico. Come ha risposto? Dove ha risposto? Su YouTube, credo. Ah, su YouTube ha fatto. Credo YouTube, no? Bello. E? Ha risposto in un modo un po' giallunesco. Ah, è Mr. Flame? Sì. C'ha la maschera. Mazza, comunque te se stai botto dentro. Sai tutto Io in realtà. Sono occhio di Sauron. Che non vede.
Frodo e poi Sam. Diciamo che la cosa si è evoluta, perché questo format non ho capito se cambierà. Comunque Ivan non ne fa più parte. Perché? Impegni lavorativi lo portano a non poter essere più sul pezzo. Ma potrebbe essere. Ma non è possibile, ma no, dai. Potrebbe essere DVD, potrebbe che essere. Che brutto. Potrebbe essere DVD, ci sta. Ma scusa, ma hanno iniziato da quanto? 3 mesi, manco. Bravo, due DVD. Mesi. Sei un bravo palestrato DVD. DVD è palestrato, lo sapevi. Non è ai miei livelli DVD, però è bravo. Gianluca non ha detto nulla, ha fatto tutta erpomata con minacce, cioè, ah, okay, Madonna, perfetto. Minaccia addirittura, perché sei stato criticato un format. Cioè, poi io non ho visto. Ah, Gianluca pure ha abbandonato? Però... Come Gianluca pure ha abbandonato? Ma pure, è rimasto solo il pomata, scusa. Io ero rimasto che ha abbandonato Ivan, non sapevo. È rimasto solo il pomata, si quindi è rimasto l'assaggio. Sì, assaggio da solo. Assaggio da solo, ma come? Ma dai! Per una bravo reaction DVD. Di Dario Moccia. Anche il pomata, va bene, allora non esiste okay. Più, si hanno abbandonato tutti. Era una mezza tresciata, ma no, più che altro secondo me il problema di quel format è che sarebbe potuto essere interessante in un periodo culturale differente. Oramai questo formato relativo al fatto che fai il food blogger, o fanno tutti. Sì, però... È pieno di food blogger. Io non, sei uno dei tanti, devi avere qualcosa di particolare per e emergere. Loro ce l'avevano, cioè erano tre... Comunque con personalità diverse. Il problema io gliel'ho sempre detto. Io sono mesi che glielo dico. Ah, non ha mollato Gianluca. Potrebbe mollare a breve. Ah, sì, infatti allora illazioni non è quello. No, però effettivamente da come poi hanno sentito un pezzetto sembra che c'è anche la volontà di continuare. Cioè l'euforia data dal momento iniziale, l'onda dell'entusiasmo si è scemata. Sì, ma non vi abbattete se... Cioè, vabbè, è pur vero che se tu hai impegni lavorativi, questa cosa la fai per goliardia, quindi già non è un impegno a tempo pieno. Vedi che magari i risultati sperati non arrivano e non gli puoi dare più vabbè, tempo. Devi coordinarti, quarto, tre persone. Hanno appena iniziato. Lo so, però sono persone grandi d'età. No, hanno allora... meno tempo, il problema è quanto più sei grande, meno è in voto inversamente proporzionale, meno tempo hai da investire. Ciao zia. Ciao zia. No, allora il problema... Vuoi fare la food blogger, zia? Facciamo la food blogger a Milano. Voglio fare la food blogger. Comunque il fatto è questo. Mazza, zia fa un bucio dei culosi a tutti, no, cioè. Per carità, sì. Il problema, allora, ha detto che ha mollato? Ah, ok, perfetto. Ma dai, ma che palle! Ma subito così, vabbè. Comunque, la cosa che a me non piaceva, c'era qualcosa di strano secondo me, però in generale il fatto che loro andassero in un posto ma non annunciassero all'inizio del video che posto è. Cioè loro si teletrasportavano in questo posto, magari c'era nella copertina, però che cosa mi stai commentando? Non c'è un nome, non c'è niente. Cioè, io vedo persone che mangiano e giudicano una cosa che io non so. Dove sei? Che cosa fai? Cioè, quello mi dà abbastanza fastidio. Non c'era sempre un ospite. Poi c'era un po' l'audio. Non lo so, c'era qualcosa. Però è l'inizio, quindi si poteva migliorare, capito? Cioè, i primi video di tutti fanno cagare, ragazzi. Vedete il mio primo video su YouTube? È una merda. Vedete, i primi video di chiunque fanno schifo. Lo so, però è diverso, cioè è leggermente diverso. Non esiste, Mario, caso. Non ci sarà mai nell'eternità. Nel tuo caso, tu avevi un grande vantaggio dalla tua parte. Che era l'inizio. Sei stato uno dei primi. Ergo avevi poca concorrenza. Ergo avevi anche più possibilità di sbagliare, perché se Livio sbagliava all'inizio non c'era nessun altro da cui potevo andare. Quindi magari una seconda o una terza volta ci tornavo da Livio. A oggi, nel 2024... Me vado a vedere Franchino il criminale, me vado a vedere Giulia Crossbones, me vado a vedere Crossbones. Me vado a vedere, non mi ricordo, Danilo da Fiumicino. Me vado a... Danilo da Fiumicino. Chi è Danilo da Fiumicino? È uno di Fiumicino che mangia. Vabbè, immagino Danilo si chiama magari. Sì, Danilo da Fiumicino. Okay. Me vado a vedere Pratt, non so che cazzo Pratt. Sia. Mi vado a vedere Fois. Vabbè, insomma, tutta c'è, gente. Capito? Sì. Mai fatto cagare? Ce n'ho altri 10.000 che fanno il allora, tuo. Sì. Allora, ci sono i suoi vantaggi e gli svantaggi. Poi una volta magari ci faccio una live sulla vecchia YouTube.
uno dei vantaggi era appunto che ma c'era sul canale YouTube di Livio? No, qui magari facciamo una live su. Ma il canale YouTube di Livio è morto, no? No, come... no, adesso con Daima avrò un paio di video, penso. Un paio. Che è un paio? Ma... Caverna fa dico quello che devo Caverna dire, ha visto 6 volte il primo episodio, sa pure i peli del culo del sì, dopo però io farò livelli di combattimento e poi al massimo farò una recensione mediana. Mamma mia, non sei, no, ma non sei anti-marketing, c'è un cazzo da fare, Joseph the Gamer proprio ti sta dando in culo, Joseph the Gamer. Certo, vabbè, ma ci sta, lui c'ha YouTube. Comunque, la differenza qual è? È che nel passato, allora, se tu adesso... Livio... fa un video su YouTube di Livio in cui fa il ranking dell'intelligenza artificiale di combattimento dei livelli di combattimento dell'intelligenza artificiale di Sparking Zero. Zero a tutti. Allora, comunque sì, non ho tempo. Allora, qual è la differenza? Che mentre adesso c'è più concorrenza, però se tu ti apri un canale di food blogging nessuno ti rompe il cazzo. Ok, perché ce ne sono tanti. Ok, non ti dicono hai copiato. Okay. In passato invece ogni youtuber doveva avere la sua fetta di mercato. Cioè tu non potevi fare una cosa uguale a un'altra e gli inizi. Non potevi per moralità? La gente ti rompeva il cazzo. Okay. Cioè se tu facevi, che ne so, il video con le parrucche. Sì, ho capito. Stavi copiando. La copia di Wilbush. Se fai 3 video tipo Daniele Doesn't Matter, sei Daniele Doesn't Matter. Ok. Infatti c'era Cleo Makeup per il trucco, Wilbush con le parrucche, Claudio Di Biagio faceva le parodie dei film, Cane Secco era quello un po' più, capite, faceva il video però da solo. Però questo vuol dire che l'essere strionico. Egemone non per forza era un indicatore di grande qualità, perché non avevi un termine relativo con cui paragonare qualcosa. No, vabbè, c'erano quelli che ti copiavano, infatti si beccavano le shitstorm. Okay. C'ero io che facevo le top 10, Richard HTT che parlava di disegno. Capito? Era tutto, cioè ognuno aveva il suo settore. C'era Yotobi che parlava di film trash. Era tutto molto diversificato. Sì, capito, intendi. Adesso invece se fai un qualcosa così non gliene frega un cazzo. No, ma però credo che in parte sia doveroso che ci sia sempre una spero concorrenza. Di no, sì, può essere asso. Adesso gli muore l'occhio, diventa come Sharingan. Toro. Diventa un nuovo Dino. E vabbè, no, ripeto, dispiace se effettivamente mollano il progetto, è anche vero però che purtroppo, dirò una cosa non cattiva, però il fatto che alla prima difficoltà o alle prime critiche eccessive tu comunque senti dal tuo punto di vista il desiderio di voler un attimino accantonare il progetto, in parte potrebbe essere un indicatore del fatto che comunque tu al progetto stesso sì, ci volevi dedicare del tempo, però nella tua mente non era questo progetto al quale tu diciamo avresti dedicato la tua vita. È un problema di aspettative, secondo me. Cioè, però è anche lì, farsi aspettative troppo alte potrebbe essere, a prioristicamente parlando, un po' un problema, nel senso vuol dire che non hai capito quale sarebbe potuta essere la reale forza. Però se tu pensi, e comunque loro dicono ci abbiamo Mr. Flame dopo che si è rotto il Cerbero, c'ho Ivan Grieco, il Pomata è molto simpatico, è un trio che comunque c'ha delle potenzialità dal mio punto di vista. Non lo so, a me il calcio come nella vita, il calcio insegna. Sei stato un grande calciatore? Cioè tu hai fatto un progetto nella tua vita, come potrebbe essere il canale live Twitch, dove sei stato molto bravo. Questo per il solo fatto che tu abbia avuto successo in quel settore non fa di te un grande allenatore, non fa di te un grande dirigente, non fa di te un grande analista, non fa di te un grande opinionista. Sono altri mondi in cui non è detto che perché sai fatto una cosa bene, allora come consecuzio devi sapere fai bene pure l'altra. No, io parlavo diciamo come aspettativa, cioè tu inizi un progetto comunque che sai che un ritorno ce l'hai in un modo o nell'altro, perché sono tre persone. Harlock può essere, sì, può essere Harlock. Ma io i film se posso me li vedo tutti, tempo permettendo, cioè se riesco sto fine settimana vado a Megalopolis. Poi devo vedere ancora il robot selvaggio, non ho fatto l'anteprima stampa, quindi su quello non posso essere in conflitto di interessi, quindi vediamo, sì, vabbè. Quindi insomma questo mi dispiace perché secondo me non l'ho visto, che se un progetto non parte alla grande, cioè noi abbiamo iniziato che i primi mesi stavamo con 10 spettatori. Bravo,
Io mi ricordo il punto più basso che abbiamo toccato. Il punto più basso è la seconda live. No, secondo me no. Cioè, dipende, vedi, che dipende che intendi concettualmente come punto più basso. Quello è, diciamo, il momento in cui avevamo meno spettatori. Ma la No, Bebs. Adesso ti dico qual è. Ma questa non la so neanche io. Lo sai. Le aspettative non erano basse, avevi appena cominciato. Per me il momento più basso è stato quando c'è stata una crescita e poi a un certo punto c'è stato, come si chiama, un downgrade che ti ha fatto dire: cazzo, non me l'aspettavo questo fare due passi indietro dopo averne fatti a fatica tre avanti, soprattutto per iniziare il progetto. Che è stata, nel mio caso, la live in cui io lavoravo ancora a Forum a Mediaset. Avevo contratto il Covid all'epoca, quindi io facevo le live da casa mia, ed è stata la live in cui abbiamo fatto la recensione dei primi 5 episodi della serie Netflix di Cowboy Bebop, dove noi eravamo arrivati in un momento in cui stavamo avanzando, eravamo arrivati intorno ai 70 spettatori, 60-70 di media, e quella live, ma io ho fatto proprio così, ho fatto: cazzo, ma com'è possibile? Perché ne avevamo 26. Ti ricordi proprio 26? Sì. E lì ho detto... E lì me lo Vabbè, ricordo, una live. Me lo ricordo apposta, perché lì è stato proprio quando ho detto dicembre, perché io ho contratto il Covid a dicembre, e quando ho detto forse mi conviene rimanere a lavorare a Forum. Finita quella live è stato il primo pensiero che ho avuto. Vabbè, però hai visto, cioè, sì, bomba, lavoro live... a Forum. C'è anche una mia, se tu vai sulla prima maratona, ho fatto anche l'attore a Forum, una breve. C'è qualcuno dei 26? Ora ovviamente tutti, però c'è qualcuno che c'era nella live dei 26? Perché secondo me, per me quella è più problema, è stata più problematica, perché si erano alzate un po' le aspettative, perché vedi, comunque un pochino stavi ingranando, facevamo fatica ad aumentare, perché comunque agli inizi ci metti sempre tanto. E c'è stato subito, no? È come quando tu in palestra, per prendere 2-3 kg su un attrezzo di peso, ci metti mesi. Poi basta un raffreddore e non solo perdi quei 3 kg, dai pure meno uno. E dici: cazzo, io ci ho messo così tanto. Ma solo e una basta... live, oppure era, no, vabbè, un po' così, diciamo, quel periodo in cui stavo a casa, sì, sì, e sì, pensavo tanto. Allora, e è poi vero, sicuramente anche che quella live è stata... Se stai da casa, o anche, che ne so, Francesco e non c'è, se manca uno dei tre, la live, giustamente... è depotenziata. No, però beh, sì, quindi... sicuramente il periodo quello lì, e quella live in particolare, devo dire, anche perché secondo me lì avevo io in primis, poi il canale aveva un problema che era difficile fare comunque tante live, perché gli argomenti ancora non erano rodati, e dovevamo capire la direzione del canale, quindi inevitabilmente alcuni argomenti, cioè col senno di poi, la facciamo la recensione dei primi 5 episodi del Netflix di Cowboy Bebop, la risposta è: ma manco morto. La risposta potrebbe essere: conviene fare la live di Cowboy Bebop in relazione a quella che è l'utenza e a, diciamo, le aspettative del canale, il rapporto costi-benefici? Queste erano, diciamo, domande che uno all'inizio non si faceva, perché facciamo più cose possibili per cercare comunque di attirare sempre il nuovo pubblico, no? Io invece ho un altro periodo in realtà. Lo sai? Questa è una cosa che non ho mai detto a nessuno. No, vai. Allora, io non ho mai pensato di smettere, ma perché io vedo, ho visto su, cioè, la potenzialità c'è, cioè siamo tre personalità forti, diverse, che secondo me si completano. Brenda, maledetto quel giorno che sei arrivata di Brenda. Preparati per questa sera, Brenda. Sì, stasera, ragazzi, non c'è per nessuno. Però c'è stato un periodo in cui siamo cresciuti molto. E siamo arrivati all'incirca 200 spettatori, ok, di media, la sera. Perché la sera sono le live più viste. Cioè c'è poco da fare, il pomeriggio si fanno meno persone. Ma su questo, di questo ne riparleremo tra qualche mese. E c'è stato un periodo, io finché crescevamo anche di un spettatore in più al mese, ok, a me andava bene. Ok, cioè se tu fai 200 spettatori e il mese dopo fai 201 di media, per me è top. Anche se uno dice: mazzo, siamo migliorati poco. Finché c'è il trend che va verso l'alto, vai avanti. Cioè non c'è niente da fare. Ci sono stati 4-5 mesi, che mi sa che era un annetto fa, due annetti fa, prima di questo studio forse. Sì, credo. Sì, in cui ci siamo stabilizzati, ci siamo proprio stabilizzati, non aumentavamo, non calavamo, stavamo sempre lì. E lì ho detto:
Azz, ma veramente abbiamo raggiunto il limite così? È quella la fase in cui non... E invece dopo si è sbloccata la situazione, perché comunque ci siamo rinnovati, abbiamo fatto un bel po' di roba, lo studio, cioè ci siamo fatti il culo. E insomma, secondo me siamo migliorati su molti punti di vista, grafiche, cose. Cioè si vede che c'è un'attenzione dietro. E ha pagato. Poi il problema è sempre quello, ragazzi, è che siamo tre. Una persona ci campa bene con un canale così. Tre persone, un po' meno, però, Gli ultimi sviluppi ho fatto due calcoli. Potenzialmente, quindi diciamo adesso con la crescita del canale, in relazione a quella che sono i teorici possibili introiti dati da, fai conto, novembre, dicembre, anche due. Due stanno giusti. Devi stare sempre attento. Magari due stanno bene. Due stanno dai. Giusti. Dove potresti avere un secondo lavoro per ottimizzare, arrotondare. Però due stanno relativamente giusti. Tre ancora un pochino problematica. Sì, abbiamo la 70-30. Quindi su quello tanta roba. Grazie a voi, ovviamente. Però dobbiamo migliorare. Grazie Conza, grazie mille. Bravo Conza. Però insomma, per ora vedo, cioè, specialmente negli ultimi tempi, ho visto comunque dei miglioramenti significativi, ma non solo dal punto di vista di Spectrum, ma proprio dal punto di vista qualitativo delle live, secondo me. Cioè, anche a me piace come sta andando il canale. Comunque, vabbè. Allora, cosa hai preparato? Prego. Ma come? Ma come? Finto. Sì. Questo mannato Edoardo Poggio. Ma come? Erano guidati dagli umani. Ma come? Quanto pare sì. Cioè c'era un tizio col joystick dietro. Praticamente che... era intelligenza artificiale con un aiutino. C'era un aiutino dietro. Ah, 3000 sub. Allora, secondo me... Grazie 3000 mister. Sub, sì. Ah, 3000 sub stai benissimo. 3000 cioè, stai bene. Sì. Secondo me anche con 2000, con 2000 sei giusto, dai. 2000 devi avere le sponsorizzazioni. Cioè con 3000 sub potresti anche campare senza sponsorizzazioni. Contando anche YouTube, Contando anche YouTube. Con 2000, no, secondo con me 2000 ce l'ha, cioè... devi contare i tasse. Sì, con 2000 sub, con 2000 sub devi avere il supporto e le sponsorizzazioni. Con 3000, se sei comunque uno che fa un determinato stile di vita, cioè non sei uno che si compra la Tesla, ci campi anche eventualmente senza sponsorizzazione. Però inevitabilmente più cresci, più la mole del canale, nolente o volente, ti porta a avere introiti secondari. Cioè, più il canale cresce, più YouTube cresce. Più YouTube cresce, più guadagna YouTube. Instagram. Instagram in realtà, purtroppo, a me, gli mortacci vostri è un problema. Sappiate che ci hanno rimbalzato per quanto riguarda il Lucca Comics, ma senza fare nomi. C'era in ballo una sponsorizzazione anche abbastanza carina e interessante, però ci è stato detto che il cliente, ahimè purtroppo, non credo che Twitch non gliene freghi un cazzo, ha guardato quelle che erano per l'appunto le statistiche del canale, o quantomeno la grandezza, chiamiamola così, la mole del canale Twitch, del canale Instagram, e non lo ha trovato soddisfacente. Hai capito? Blue Lock, quando finisce? Io sto aspettando il pippega. Cambiate sub goal, nessuno vuole vedere a 5000 follower. Anche quello è vero. Dovremmo fare qualcosa per implementare. Vabbè, dai, poi ci pensiamo. No, ma infatti, cioè, ieri ad esempio, dopo vabbè, tanto ormai stavo parlando di questo, una piccola cosa. Ieri ho fatto una domanda a John Boy, perché dopo la live sono rimasti, anche per questo sto un po' così, perché sono rimasti fino a tardi. E gli ho detto, ma secondo te, no? Dove vai? Grazie Enzo. Ho chiesto a John, ma secondo te Arcanite quanti iscritti ha su Twitch? Secondo voi, che cosa mi ha risposto? Quanti iscritti, Quanti iscritti ha? Non sub, iscritti. No, quanti iscritti ha Arcanite su Twitch? Ah no, io lo già gli iscritti, quelli che mettono il follow, intendi? Sì, lo so, tipo 13.000. No,
tu lo sai, e ok, io ho chiesto a John Boy, che cosa ha risposto? Secondo lui 100.000. Lui ha detto, secondo me sì, dai 100.000 li avete superati. Che ha senso. E io ho detto, sì, ne abbiamo 12-13.000. E lui ha fatto, cosa? È vero. E io ho detto, sì, perché noi abbiamo un pubblico super fidelizzato, cioè questa è la realtà. E noi abbiamo statistiche di un canale che ha dai 50 ai 100k, 40-100k. Vabbè, quindi manca solo quello. Va bene, piano piano, ragazzi. Vabbè, tanto gli iscritti sono una cosa. No, ma è per farti capire il concetto, capito? Il concetto. Sì, è vero. Infatti, però, ripeto, il nostro problema grosso ad oggi, secondo me, è Instagram. Cioè, perché quel dato di Twitch incide poco su quella che è la mole produttiva economica del canale. Cioè, effettivamente potremmo essere un unicum, va bene, è buona così, ma quel dato non incide più di tanto su di noi. Quello che ahimè purtroppo sta incidendo in maniera negativa, prima era quasi ininfluente, adesso incide in maniera totalmente negativa in relazione a quella che è la mole di aumento del canale, soprattutto su Twitch, ahimè purtroppo Instagram si sta creando una situazione per la quale Instagram va in contrasto col canale. Come se fosse un tappo, immaginate una sorta di freno. E questo, ahimè, purtroppo è un dato che io realmente non volevo prendere in considerazione perché non avevo dei riscontri oggettivi, era soltanto pur parler un'idea, era semplicemente comunque non ti dico un'intuizione, però qualcosa che rimaneva lì fino a se stesso. Invece, ultimamente ne abbiamo avuto il riscontro empirico, perché il nostro network che ANCE ci propone alle aziende e in determinati casi a me veniamo rimbalzati per problematiche inerenti purtroppo tutta la parte relativa a Instagram. Comunque per mortacci vostri, cliccate su quel bottone di merda, convincete mamma, zia, nonne, cugine, persone che si identificano in donne, in ombrelli, in qualcos'altro a metter follow. Quando vi stanno arrivando le collab, raga, io penso abbiamo fatto... In 3 anni e passa di canale avremmo fatto 5 sponsorizzazioni. Sì, più o meno. 5. E tutte su Twitch fondamentalmente. Abbiamo fatto Raid Shadow Legend, poi manco mi ricordo, Hello Fresh abbiamo fatto. Vabbè, no, i giochi sì, abbiamo fatto quello delle formiche. Quello delle formiche, quello delle navi. Quello delle navi. E tipo basta, forse una... No, Marvel Snap no. Sì, Marvel Snap. Marvel Snap. Mi sa sì, 5. La VPN? Mi sa sì, 5. Cioè, quindi... Può esserci, ma non è che non è in guardia, non gliene frega niente. A determinate realtà, inevitabilmente, che non... Rise of Kingdom, se ho sbagliato io la seconda volta, quindi contane una. E a determinate realtà lavorative, a determinati, diciamo, brand, marchi... di determinati settori non è che non guardano Twitch, magari lo guardano e dicono molto bello, è che non sono interessati a quel tipo di promozione con quel mezzo, perché tu mi dirai, perché magari loro riscontrano empiricamente che facendo delle sponsorizzazioni, no, pampling lo può fare chiunque, no, sì, pampling no, non è un problema, quello è lascia stare, non c'entra niente Twitch. E perché ritengono che determinate sponsorizzazioni magari sono più efficienti dal loro punto di vista con storie, reel, una cosa che chiedono a, vi faccio questo esempio dei social, quando ci sono le anteprime stampa, così le ho nominate pure oggi c'è il counter, esattamente, perché me lo fanno, me lo ricordano, quando chiedono l'evento social ti chiedono nemmeno la recensione. La sponsorizzazione avviene attraverso il fatto che tu scrivi su Instagram invited by, ci sono delle postazioni foto, ok? Mm-hmm. Che nel caso, per esempio, dove sono andato io al cinema a vedere Joker, c'era una postazione con dietro la foto della scalinata e un'altra postazione prima di entrare in sala, tutta attrezzata con il set fotografico, con la scritta Joker 2. Vai lì, ti chiedono di vestirti da Joker stravagante, fai le foto, e poi magari ti chiedono un determinato tipo di storie, un contenuto che può essere un reel da mettere anche su TikTok, e per loro quella modalità di operazione fatta, confezionata da marketing,
credo la reputino superiore rispetto a una teorica live che può essere di recensione al film su Twitch. Ragionate, molte aziende ragionano così, perché è oggettivamente vero, più persone conoscono Instagram di quelle che conoscono Twitch. Sì. Chi a Twitch conosce Instagram ha di solito tendenzialmente anche Instagram, non è vero il contrario. Sì, sì, vabbè, comunque raga, questa è la situazione. Ma sì, io è vero anche che interessa al numero, no, certo, ovviamente. Io finché, ciao, Flower. Grazie Flower, io finché c'è un aumento, anche minimo, ogni mese, io sono contento. Perché se si va a salire va bene, anche di uno al mese. E poi io ve lo dico, io spingerò per gennaio per avere una novità. Poi ve ne parleremo. Bene. Vabbè, questo l'abbiamo detto. Ah, quindi Poggi. C'era un tizio col joystick. Sì, vai giù, non mi ricordo, hanno interagito, hanno servito i link. I robot non erano autonomi, ma assistiti da operatori a distanza. Quindi, raga, niente, Maratona 1500 sub, mancano 200 va bene. 67 sub. Poi il terzo lo lascia tardi, metti sul secondo. No, 167. Il terzo link lo metto la prossima volta, che è lungo, metti sul secondo. Questo, no, ma il terzo... a me interessava il secondo, è figo. No, il secondo, dico il terzo lo metti dopo. Al secondo l'ho messo io, questo è carino. Ci hai messo te. Vabbè, una cazzata, dura poco. Ah, questo, me l'hanno mandato pure a me. Vabbè, però non si può vivere così. Vabbè, lo vedete voi in chat. Okay, quickly, so I misunderstand. Are we saying that 2 plus 2, if you say it's 4, that's racist? I mean, that sounds like we may be mischaracterizing it. What, if you can quickly sum it up. No, that's not mischaracterizing it at all. It's grazie, math is basically racist under this ideology because it says there is no such thing as an objective reality. So 4 might not be the right number. 2 plus 2 might actually equal... Okay, quickly, so I mis- No, cioè, lo l'avevo già visto. Non sostiene una realtà oggettiva. Capito? È finita. Che poi è la risposta molte volte che scrivono anche su YouTube. Livio, non esiste niente di oggettivo. Ho capito, sì, certo. Però non capisco. Però, dove... insomma. Ma, cioè, in realtà non ho capito il concetto di razzismo. Cioè, dove perché è razzista? Perché cioè... tu stai incasellando... una cosa sì, ma il razzismo che potrebbe non essere così. Va benissimo, ma il razzismo implica che la dicitura stia offendendo qualcuno. È cioè, i numeri. C'è la matematica, chi sta offendendo attraverso una realtà sociopolitica. Cioè io dico, sei un N, c'è sto offendendo perché sto dando un'accezione discriminatoria. Te lo spiego subito. C'è un gruppo di 4 persone e dicono no, noi siamo, ci identifichiamo in 5, siamo 5. Ok. Invece sono... Cioè sì, ok, ma dove è razzista? Se siete 4, no, va siamo 5. Ma per me va benissimo, però non puoi darmi del razzista. Cioè quello dico, va bene, ok, potresti dirmi che ho sbagliato, potresti dirmi che percepisco il mondo come una realtà tutta mia, ma da qui a darmi del razzista... Cioè, la matematica è razzista perché sta offendendo, cioè, i numeri... Vabbè, come non detto. Sei numerista. Sei, sì, vabbè, sì, interessante. Sì, sì. Vabbè, comunque ovviamente è una follia. Comunque preparatevi questa sera perché per chi non lo sapesse questa sera ci sarà una live in cui parleremo proprio nel caso specifico di che cos'è un uomo e che cos'è una donna, ok? E ci saranno ospiti interessanti. Molto interessanti. Molto interessanti. Beh, li possiamo dire? E allora, sicuramente ci sarà Thanos. Thanos ha i capelli rossi, si identifica come donna. Sì. Viene da dintorni di Napoli, vive a Roma, laureata in filosofia ed ha un nome palindromo. Lei è Thanos. Bello, bellissimo, il nome palindromo è fantastico. Lei è Thanos. Poi un altro filosofo. Ci sarà Stefano. Quindi dibattito tra filosofi. Poi ci sarà una persona nuova nel canale, che è Frank. Frank è una persona, e la persona che fa le live con Alice l'ora del tè, che però ha fatto la transizione da donna a uomo. Sì, è nato biologicamente donna, ma ha fatto la transizione per diventare uomo. Quindi è anche interessante il suo punto di vista perché, diciamo, ci spiegherà un punto di vista nuovo. Perché noi abbiamo sempre avuto a che fare, per esempio, con Abicocca, che ha fatto la transizione al contrario. Invece questo è un punto di vista nuovo, molto molto interessante. Esatto. E sono in contatto con un altro ospite, spero che, però non ve lo dico perché non me l'ha confermato. In più ci sarà lui, un uomo che potrebbe dire delle frasi e potrebbe anche... Allora, devo dire, mi prendo la responsabilità di aver invitato questa persona,
perché so che può dare un grande apporto alla live, io sono sicuro di questo, e stiamo parlando ovviamente, anche richiesto a gran voce dalla chat, il vecchio nerd, ovviamente. Ah, ci sarà anche Arianna, se non poi rompete il cazzo che siamo tutti cazzi a parlare di donne. Giustamente, avreste anche ragione. Comunque, maestro, lei mi casca su queste cose. Ah, ok, va bene. È chiaramente razzismo verso chi è affetto da discalculia in quel caso. Sì, ok. Allora, a Bicocca non ci sarà, ma lo posso dire tranquillamente. Allora, possiamo dirlo. A Bicocca, se vuole entrare, può entrare. Allora, per chi non lo sapesse, come perché molti poi chiedono a Bicocca, noi con a Bicocca non abbiamo nessun problema. Cioè, a Bicocca, per quanto mi riguarda, almeno parlo a titolo personale. No, ma anche può entrare quando vuole, se vuole fare... No, live. Kirio si è cagato sotto, non viene. Vabbè, sì, diciamo che Kirio ha detto, va, per stavolta preferisco passare, ma ci sta, cioè c'è anche da fare, quindi non vi preoccupate. Invitatela allora, c'è un problema, e lo posso dire perché ha fatto una live sul canale, quindi sì, non sì, è sì, nulla sì. Di strano, di privato. Diciamo che lei, dal suo punto di vista, per adesso, date le ultime live che sono state fatte, ha voluto proprio mettere, diciamo, la relazione in pausa, diciamo così, con il nostro canale, dicendo che non se la sente di venire, che per l'appunto non si trova bene a parlare con noi di determinati argomenti, che comunque ritiene che determinate live l'abbiano fatta passare per quella che non è, o che comunque preferisce un tipo di interazione differente. E ergo sì, ha deciso... siamo troppo casinari, dai, siamo troppo casinari, è una situazione molto caotica e quindi insomma non si sente a suo agio. Libera di libera scelta, se vuole entrare le porte sono sempre aperte, noi non chiudiamo le porte a nessuno tranne che a una persona. Poi allora, questa è una cosa interessante, visto che stiamo parlando di Twitch. Lei, per chi non lo sapesse, è Federica Casula. Sì. Ho detto bene, perché mi sono perso. Casula, dai, mai capito come cazzo so. Far cognome solo. Mm-hmm. È vero, è il fatto psicologa. Che non ci sia Amelia, forse, però vabbè, dai, poi... Sì, però in realtà credo che per tenere il punto forse non venga sì, a prescindere. Sì. Vabbè, comunque, se vuole entrare. Se vuole entrare, come gli pare. E allora, la inviterò lei, perché ci voglio fare proprio una live interessante sulle pippe, un giorno, sulle pippe, sulla masturbazione, sui porno, che lei tratta anche questi argomenti, magari pure con Livio Ricciardi verrebbe fuori una bella live. E ha fatto questo articolo interessante. Ma sei esperto di pippe, Livio Ricciardi? Vabbè, un sessuologo, chi più di lui. Ha fatto questo articolo, quella che criticò Dubbi pesantemente, sì. Quella che criticò Dubbi. Sì. Gira, si parla della sessualizzazione delle donne su Twitch e che per l'appunto le live, quelle lì, le pool dance, secondo una ricerca, sono veramente un fenomeno che le donne stesse portano, sono indotte anche per determinate caratteristiche tipiche della piattaforma o relative a quello che è il contesto socio-culturale di riferimento. Per ottenere successo le donne tendono a voler in determinati casi andare proprio su quella tipologia di contenuto, perché è una tipologia di contenuto che aiuta le ragazze di sesso le femmine. Non so, ma mi preparo, io ho già gli appunti per stasera. Okay. Alla termino, le femmine, quindi la componente biologica che si identificano come donne, a voler crescere su questa piattaforma. Okay? Sì. Quindi la rivista scientifica Nature, ovvio, sì, cioè. Ha pubblicato un paradigma, ok? 1920 di analisi, 1920 clip. Ecco. Dai! Ok? Categoria videogiochi, just chatting, ASMR. Nella categoria piscine, vasche, idromassaggi, quindi vabbè, 4 categorie. Gira. Sessualizzazione, ok? L'ambiente di Twitch è mascolinizzato, Livio. Vabbè, ci siamo tutti uomini praticamente, quindi sì. Verde se è ostile verso lo streamer donna, la quale non può emergere, ok? Nell'ambito dei videogiochi le donne, quelle che fanno gaming, sono, diciamo, ostracizzate, perché giocano a giochi che sono reputati inferiori. Sono curioso per quali sono i giochi superiori. Ma cioè, dipende, perché se prendi Kuro Lili non mi sembra che venga trattata come una gamer di serie B. Dipende da come lo fai. E, cioè, poi, perché viene e poi perché utilizzano un vestiario ad hoc che sposta teoricamente l'attenzione da quello che è il contenuto del gioco.
a prescindere da questo, che questo possa essere considerato un gioco di serie A o di serie B, spostando l'attenzione su la tua componente fisica. Allora, su questo sono anche d'accordo in molte persone, ma il problema è che essendo il 90%, forse pure di più, del pubblico di Twitch bravo maschile... Giuda, quindi sono costrette, è interessante questa domanda che fai, è proprio di questo che si dibatte, ma loro sono costrette a fare così perché aprioristicamente, per un problema diciamo di concezione culturale, vengono considerati inferiori? Quindi non puoi essere teoricamente capace quanto te pare, ma sei donna quindi sei scarsa, allora sono costretta, dato che voglio giocare, a vestirmi in un determinato modo? O semplicemente le donne che giocano statisticamente, essendo di meno, è riscontrabile che attraverso dati dovremmo vedere, sono più scarse a giocare rispetto agli uomini? Punto di domanda. Comunque poi c'è anche una piccola disamina che va fatta, che questo è vero. Oh, guarda caso, tutte le ragazze su Twitch, la maggior parte delle ragazze che hanno un successo su Twitch sono delle belle ragazze. Questo è vero. Sei d'accordo? O quantomeno sì. Concetto di quantomeno è più che belle ragazze, e che sono costrette anche, per esempio, secondo me, a truccarsi. No, ma non è truccarsi, cioè sono belle ragazze, cioè tutte quelle che hanno un seguito medio importante sono belle ragazze, e questo è un dato. Che vale anche per gli uomini? No. L'oggettificazione della bellezza del canone femminile di uomo? No. No, perché l'uomo viene valutato effettivamente per il contenuto che porta. Poi tu puoi percepire l'uomo come bello, Max è oggettivamente ritenuto un bel ragazzo. Però la capacità di uno streamer di funzionare, no, però in determinati di uomini anni... trovi brutti, belli, trovi tutto, cioè sì, più ma varietà. Poi si parla donne... no, ma non solo, cioè è difficile che tu fai una correlazione dal concetto di bellezza estetica maschile al contenuto che porta. Cioè, che ne so, sono d'accordo, sono d'accordo. Io Tobi viene considerato bravo perché Wesa è considerato uno bravissimo perché parla bene, nessuno parla di Wesa anche dal punto di vista estetico, cioè è anche un bel ragazzo. Qualcuno potrebbe pensare che poi Wesa è un bel ragazzo, è un bell'uomo, però non c'è correlazione tra il sono bravo anche perché sono bello. Cioè sono due variabili che potrebbero coesistere, ma frutto di coincidenza. No, ma certo, assolutamente, però è proprio quello che dico. Se sono tutti carini? Se sono tutte carine. Oddio, non, cioè, dimmi chi sarebbe brutto. Cioè, davvero, da uomo difficilmente riesco a valutare. Non ci mettiamo. Marza lo reputi un bel ragazzo, che è il secondo streamer con più sub su Twitch, che sta gioco a Dario Moccia. Vabbè, mo non facciamo. Però in generale c'è più varietà, dai. Le donne, è vero che quelle che fanno successo sono mediamente carine, dai, cioè non sono brutte ragazze, quindi questo è un dato di fatto, viene valorizzata questa cosa nelle live delle donne, e bene, c'è poco giuro, da fare, quindi vabbè. Va bene. Vabbè, più o meno tratta questo argomento, parla poi del fatto che comunque, ecco, vedi, questa è una... diciamo statistica, poi andrebbe presa in considerazione sulla fonte, che tratta quanti sono gli uomini in relazione a donne che streamano nelle determinate categorie, e quindi la discriminante è tale da far sì che gli uomini sono quasi egemoni sia per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, ma perché siamo di più. C'è poco da fare. Cioè, le donne, ma anche nel mondo che giocano, sono di meno degli uomini che giocano. Come le donne che parlano di trucco sono superiori in numero a quello degli uomini. Bravo, esatto, Mans. Per questo dato è interessante anche al contrario, perché se tu guardi il terzo dato, cioè quello prevalentemente rosa e poco verde, interessante come il celestino è considerato ancora una cosa... Anna Manna si incazza stasera come una bestia. Sì, lei critica proprio questa dicotomia intersoggettiva. Anna Manna, che il rosa sia ancora considerato donna, ma stiamo la scherzando. La cultura ti ha portato, ma dai, un colore per semplificare. Perché le donne quindi le donne, sì, si spostano sul lato streaming pool? Perché se lo facesse un uomo, in termini di risultati e di guadagni, non otterrebbe quello che ottiene una donna, perché il pubblico è prevalentemente maschile, e quindi se deve guardare un determinato tipo di categoria di intrattenimento, valuta in relazione a quello che è lo streamer che porta quella categoria. Voglio dire uno che gioca Power,
difficilmente vado, per dire, sto facendo Moonride, Just Chatting, c'è al Cerbero, c'è Dario Moccia, eccetera, difficilmente vado da una persona di sesso femminile che fa lo stesso equivalente di Dario Moccia. Voglio vedere la pool, dipende, la pool swimming, cioè, non vedo Livio nudo. Ragazzi, sono, il problema è che quando prendi grandi numeri, se il 90% passa di pubblico è maschile, ma anche di streamer, è normale che è più facile che emerga un uomo, esatto, rispetto, guarda, a una donna. Lo però... so, Trapp, sono d'accordo, però il fatto è che in una società come la nostra, comunque su Twitch, la maggioranza di ragazzi eterosessuali, cis, che si identificano con i uomini e che quindi hanno attrazione per il sesso femminile, è maggiore rispetto alle altre casistiche che non sono questa. Ergo, puoi vedere un bel fusto, che c'erano, una volta fece pure Ivan una live del genere, ma se non c'è una sorta di attrazione sessuale o comunque attrazione estetica verso, non per forza sessuale, certo, verso quella, quella tipologia di fisico da parte di una maggioranza di persone di sesso maschile cis della piattaforma, quello non guadagna. Potrebbe prendere la nicchia di magari persone che apprezzano il suo fisico e sono cis, persone omosessuali che apprezzano il suo fisico perché omosessuali, perché attratte, donne che attratte da quel fisico perché donne attratte dal, dal corpo maschile, che però su Twitch sono proprio una minoranza, una fatto, sparuta minoranza. Il fatto è questo, è che io posso pure fare pools, hot tub, eccetera, ma queste categorie non fanno risaltare la qualità dello streamer in quanto oratore, eccetera. Risaltano il fisico, cioè quello servono. Sirge nudo, cioè, c'è poco da fare. Queste sono categorie dove devi essere carino, carina, però se il pubblico è 90% maschile, se sei donna... È quello, sì. Quindi inevitabilmente le donne potrebbero essere spinte a fare questa tipologia di scelta su Twitch inconsciamente? Ma la scelta quindi è sicuramente inconscia, oppure c'è la volontà da parte di una persona di approfittarsi di questa tipologia di idea alla base... No, il concetto famoso di Afrodite di cui parlavo, perché io so che così il pubblico maschile lo prendo, lo accalappio e in parte anche lo perculo, perché gioco su quella che è la sua natura di debole, sulla tua debolezza mentale, che mi fa dire, sai che c'è? Tu pensi che io sono una cogliona, che non so giocare? Allora io mi metto vestita da infermerina con le bocce di fuori, gioco perché comunque faccio una cosa che mi piace e sai che c'è, sti cazzi che te... non mi valuti come giocatrice, perché tanto mi fai guadagnare, mi fai aumentare pubblico perché mi guardi per le tette. Io penso che sia solo un boost questa cosa, cioè se tu sei brava a giocare, sei una brava intrattenitrice, puoi sfondare su Twitch. Il problema, ripeto, è che alcuni i ragazzi non lo fanno anche consapevolmente, sicuramente c'è una statistica. I numeri di non sono così dalla loro parte, nel senso che sono poche donne che streamano e guarda caso le poche che streamano più o meno le conosci. Anche quelli con pochi iscritti, a una certa, c'è qualche grosso che la contatta in un modo o nell'altro. Vabbè, dai, poi si vabbè, apre tutto, basta, un discorso. Sì. Va bene. Tu dice, vabbè, qui faceva semplicemente, ecco, una specifica su quelle che sono le percentuali. L'86% dei maschi è presente nella categoria rispetto alle donne nei videogiochi, il 92% addirittura Just Chatting, quindi proprio se nei videogiochi qualche donna potrebbe emergere, Questa classifica potrebbe, questa indagine statistica potrebbe far parlare, perché almeno non parla. Ho capito, guarda, nell'SMR parlare... 98,75%. Sì, esatto, eppure quelli piscine, vasche, idromassaggio e spiagge 97,19%. Perché per l'appunto quello che vuole dire Federica è che comunque questa tipologia di contenuti su Twitch sono quelli a forte diciamo contestualizzazione di sessualizzazione all'interno della live stessa. Quindi dove c'è sessualizzazione, nolente o volente, inconscia o volontaria, c'è una correlazione, quindi un dato di fatto che ci sono più donne. La correlazione c'è, sì, c'è poco, sì, da ma fare. Ma certo, poi si può indagare sul perché, ma scusa, esiste la correlazione. Ma se vado, se c'è un Twitch dove ci sono 90% donne, se fanno le pool streaming gli uomini ci avranno più seguito delle donne, penso sia normale come cosa. Cioè, se una donna con 90% di pubblico femminile fa la pool streaming, ci avrà meno risultato di un uomo. Cioè, il problema è questo, è che su Twitch uno può fare uomini. Lo stesso paragone su OnlyFans al contrario? Sì, sì. OnlyFans è la stessa cosa dell'SMR. La OnlyFans è una piattaforma a prevalentemente di domanda maschile,
per domanda, quindi si intende il pubblico che vuole qualcosa, che richiede un prodotto, la cui offerta è femminile, cioè io ti offro un servizio, è prettamente femminile. È la stessa identica cosa, semplicemente in questa tipologia di piattaforma a pagamento non c'è l'altro contenuto, perché è un tipo di piattaforma dove il contenuto videogiochi è irrilevante, perché avendo altre forme di intrattenimento dove posso andare a cercare questa tipologia di contenuti, non la vado a ricercare nel canale OnlyFans, non mi sembra. Vabbè, sì, dai, comunque... Tutto lì. La categoria maschile, il maschio non può emergere, sono pochissimi, a me a suo tempo era stato chiesto, ma quando a me me lo chiesero mi hanno proprio specificato che per me il fare, ai tempi di Abercrombie, il fare OnlyFans sarebbe stato proprio per prendere una nicchia di pubblico maschile all'interno del mondo OnlyFans, che apprezza fisicità maschile. Cioè io non lo avrei fatto, mi hanno proprio detto se lo fai sappi che non lo stai facendo per il pubblico femminile, perché è poco sulla piattaforma. Certo, OnlyFans. Certo. Vabbè, va bene. Sanji, lo metto la prossima volta, che tardi. Sì. Oggi. Top 10 personaggi delle serie TV di Maggi. Allora oggi vi insegno un po' di serie TV. Grazie. Prego. Devi mettere la musichetta del cazzo lì, no. Che l'ha già fatta partire. La farei partire mentre parli. Allora, premessa generale. Per fare questa top 10, bravo Livio, mi sei piaciuto. Non lo vedi, Andrea? Ed eccoci qua. Allora, premessa di natura generale, così rispondo a qualcuno di voi che mi ha fatto delle domande interessanti. Per fare questa top 10 ho fatto, diciamo, una riflessione ideologica. Ovvero, io di solito ogni tanto vado a controllare qualcosa anche per reminiscenze. Invece mai come questa volta, io avevo in mente dei personaggi e ho fatto la top partendo da un presupposto concettuale, cioè quelli che mi ricordo di più, ok, senza dover per forza andare a ripassare, sono quelli che effettivamente mi hanno lasciato qualcosa di più, o comunque sono quelli che mi ricordo meglio rispetto ad altri. Quindi ho escluso tutta una determinata tipologia di personaggi forti che ripassando avrei messo, ma non li ho voluti mettere apposta perché non ho ripassato volontariamente. Quindi li ho esclusi semplicemente perché non mi ricordo bene. Sono talmente tanto un qualcosa nel mio retrocranio che ho detto ci sono, però se questi me li ricordo meno di altri è perché questi altri che mi ricordo mi hanno lasciato tra virgolette qualcosa di più. Quindi grandi esclusi, per chi me lo stesse chiedendo, per l'appunto sono i vari Tony Soprano, il protagonista di True Detective, Rustin. E per esempio io da piccolo sono cresciuto tantissimo con CSI, più che Miami CSI Las Vegas, un personaggio che mi piace un sacco, era Gil Grissom, però ho ricordi vaghi di Gil Grissom. Dexter, perché non l'ho mai finita la serie di Dexter, però era figa l'idea di Dexter. Quindi questi li ho tralasciati perché me li ricordo, se ripassassi, mi andassi a vedere dei pezzi sicuramente li metterei in top, ma non l'ho voluto fare perché c'è un motivo. Allora, se questi altri, magari anche per tempo, cioè sono arrivati dopo e me li ricordo perché la mia mente li reputa più freschi. Quindi ideologicamente ho voluto, diciamo, in qualche modo ragionare così. Vabbè, giusto così, dai. Va bene? Vai. Quindi, numero 10. Al numero 10 c'è, per l'appunto, un personaggio che mi incarna per quello che è uno stereotipo concettuale. Sì. Non è vero, sì, non è io ragiono come vero. Sì, ma l'ho detto, sì. Per me la scena con Edward Nimoy è quello che io faccio. Per me per Sheldon, ho cominciato a capire di essere un po' Sheldon quando c'è stato, per chi non avesse visto la serie TV, che poi il pezzo abbiamo messo. Ma Sheldon è un broso tenebroso. No, Sheldon mi riguarda per quanto riguarda tutta la parte relativa ai regali. Vabbè, io ho capito, c'ha una dinamica. Ma io comune. Sono uguale a lui. Cioè il concetto dei regali, io percepisco il regalo, anche se qualcuno me lo fa
volontariamente me lo fa come gesto d'amore, come una sorta di debito morale al quale io devo stare attento. E quindi... Ma invece goderti il regalo, no, basta. No, non ci riesco perché mi sento moralmente vincolato. Scusa, quando come io... se fosse un conflitto quando di interessi. Quando io ti regalo i miei crackers, e... ti senti moralmente in debito? Sì. Ma va! No, non vedo, della serie oggi lo insulto di meno. Ma no, 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 no. Certo. Ma cosa? Sì, lo so che Sheldon è una persona di merda, oggi però io sono insulto di meno. Però per esempio io con The Big Bang Theory ci sono cresciuto e a me piace tanto The Big Bang Theory e Sheldon è la colonna portante di Big Bang Theory. Quindi tutte quelle che sono le gag comiche, tutta la parte diciamo di sketch, tutto quello che ti ricordi che ti fa ridere è relativo al suo personaggio, che poi sia un personaggio moralmente una merda, siamo d'accordo. Non starò qui a negarlo, però quello che è bello secondo me di Sheldon Cooper è tutta la parte relativa a come Vabbè, c'è questo la tizio serie da solo, sì, questo tizio apparentemente un po' sociopatico che ha molti problemi ad interagire con le persone, scopre la parte sociale mano a mano un po' si evolve e poi è molto bella l'interazione che ha come se fosse una specie di androide nei confronti delle persone, non capendo il sarcasmo, non capendo come interagire con gli altri, non capendo in determinati casi che viene, quando viene messo in mezzo, e poi l'arguzia con cui lui tratta un po' quelli che reputa degli omuncoli, no? Gli ingegneri sono degli umpalumpa della scienza. Okay. Ah, un po' visto Young Sheldon, sì, la prima in stagione, dinamiche. Ma non, poi in non alcune dinamiche, tipo non capire il sarcasmo, ti ci rivedo. Effettivamente, e però... quindi è interessante, cioè, poi ripeto, è interessante secondo me la dinamica di lui che interagisce con gli altri. E poi è una serie, se vi piace la serie, inevitabilmente è una serie... sì, Sheldon ti diverte lui. Le prime stagioni e poi ti rompi il cazzo e che ho sempre le stesse battute. Va bene, questo era ovvio che ci fosse. Numero 9, questo è un pezzo per me di vita quotidiana. Numero 9 l'ho dovuto mettere per forza perché... Anche questo c'entra con te, cioè... Ma cazzo, io le ho vissute in prima persona queste cose. E lui è l'incarnazione di un determinato tipo di stereotipi che io ho vissuto sulla mia pelle. È tutto vero. Ryan Atwood. Sì, proprio lui. È tutto vero. Quello che René Ferretti racconta in Boris è tutto vero. Io l'ho vissuto sulla mia pelle. Cagna maledetta. Io l'ho vissuto direttamente, non proprio per quanto riguarda la produzione cinematografica e televisiva, scusate, inerenti il mondo delle sitcom. Io l'ho vissuta più che altro per le produzioni Mediaset, che sono un po' cinema. A metà, cioè forum, come lo possiamo definire, a metà strada tra un reality e un cinema, perché vi faccio un piccolo spoiler se non lo sapevate, è finto. No, adesso mi querelleranno davvero. No. Pagava bene Mediaset, pagava normale, dai. Sì, dipende con chi lavori. Inevitabilmente Mediaset paga bene laddove il prodotto è vincente e di punta. Forum è una tipologia di contenuto che va avanti da tanti anni. È un po' una casta all'interno dei forum stesso. Però possiamo dire che il pubblico non è finto, cioè interagisce davvero, cioè dice quello che... Allora sì. Sì, cioè però... mia madre, alcuni miei amici sono andati come pubblico. Esatto, e... però è, c'è anche questo, è vero, il pubblico è vero. Però in parte sono, non voglio dire attori, sono mestieranti. Cioè per chi non lo sapesse, il pubblico, ci sono persone che di lavoro fanno il pubblico. Ah sì, però dicono quello, cioè non hanno un copione. Non hanno un copione, però io credo che oramai che alcuni, posso parlare solo per pochi casi che ho conosciuto io, consci e consapevoli di fare il pubblico, interpretano il personaggio del pubblico. Ma guarda, quindi che, cioè... in determinati casi no, pubblico non pagante, tua sorella, vieni pagato no, 40 no, no. euro per fare pagato, la puntata a forum. Tra l'altro ci sono delle dinamiche molto interessanti. Sì. Sì, sì, oramai il pezzo l'hanno tolto, quello mio. Io ho fatto un episodio di forum, ho fatto una comparsata di 40 L'abbiamo secondi. L'abbiamo visto in live. Se andate sulla prima maratona, a un certo punto io faccio vedere perché non si trova più, è troppo vecchio. Vai sulla prima maratona del canale, c'è a un certo punto faccio vedere il mio pezzo di forum. Comunque, la giornata quando si parlava di volta, film. Mamma mia. Mia madre è andata a fare il pubblico, eccetera. Poi è andata pure a fare la comparsa per un film, non mi ricordo di chi. E ci sono queste persone che di lavoro
Esatto. Ok, però non è che hanno un contratto, che fanno quello di lavoro. No, loro si presentano a tutti. Tutte le comparse, a tutte le cose del pubblico, e prendono 80 euro da lì. Sì, 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 ma è il lavoro, è il lavoro. E cioè, infatti guardavano male mia madre, perché dicevano: tu sei qui, hai elevato lavoro a un pubblico, a uno che fa il pubblico di mestiere. Sì. Sì, 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 ma ripeto, cioè, ma non è illegale, è una cosa che si fa semplicemente. Magari tu c'hai anche un'agenzia dietro e fai parte di una determinata, tipo come esiste l'agenzia per gli attori. E diciamo che noi avevamo, hanno tuttora, suppongo, poi sono tanti anni che non ci lavoro, e ho finito nel 2021. Mediaset Forum ha un'agenzia a cui si affida, e l'agenzia a rotazione manda il pubblico, perché è importante diversificare, perché se tu nelle puntate vedi sempre le stesse 5-6 persone, l'occhio percepisce finzione. Dato che il pubblico forum è un pubblico di gente che va dai 60 in su, per non far percepire questo concetto di finzione, non puoi fare più di un tot, cioè non puoi stare visivamente in trasmissione per un tot di volte consecutive, quindi a rotazione devi uscire e rientrare, tant'è che gli stessi attori devono avere per forza, per contratto, uno stop di 8 mesi, cioè io vengo, puntata, per i prossimi 8 mesi tu non mi puoi vedere. Perché altrimenti si percepisce troppo il concetto di finzione. Sì. Cioè, vedi che sono sempre le stesse persone, no? Sì. E quindi il pubblico pagante è un pubblico che a volte sa di dover fare il pubblico. E quindi se c'è da dover fare un po' di contraddittorio, impersonifica magari la persona che va contro l'unpopular opinion che di cui il tema è trattato. Mi piacerebbe andare come a fare... No, attenta in parli. No, non al pubblico, no. Fare proprio l'attore per una causa. Ti fanno fare il proprio. Mi farebbe un Penso di averci ridere. Ancora il contatto. Ti posso fare. Lei non capisce! Lei mi ha trattato male il mio sasso! Ti fai il provino, ti indicizzano. E poi se gli serve un giovane, ti scrivono giovane. Può essere. Bello, bello. Ok, Vabbè, penso, e beh. Quindi perché René Ferretti? René Ferretti, perché tra Boris, per l'appunto, che non avesse visto, tratta proprio di questo, del mondo che c'è dietro le produzioni, quindi tutta la parte che noi non vediamo, come si arriva poi a un prodotto finale. E René Ferretti è il regista di questa sitcom, che ogni volta si interfaccia con persone del mondo dello spettacolo che hanno esigenze particolari, dei cacacazzi come Stanis, che è il figo. Stanis è una figura che realmente esiste nel mondo della televisione. Ho avuto modo di conoscere uno Stanis. Le cause sono vere. Allora, le cause a volte sono vere. In determinati casi potrebbero essere create ad hoc, ma ricalcate da cause vere. Sì. In alcuni casi, alcune cause vengono riviste da quelli che sono i giudici, o comunque perché quelli che voi vedete giù sono avvocati, non sono realmente giudici. Vengono riviste in determinati punti. Santa Lighieri. Vengono riviste. È morto? Penso di sì, oramai. Vengono riviste in determinati punti, oppure vengono cambiate, anche a volte vengono cambiate per stare al passo con i tempi le conclusioni. Perché comunque si deve strizzare il pubblico. No, è morto. E si deve strizzare l'occhio anche a un determinato tipo di pubblico. Di base sono cause vere. Qualora non fossero cause vere, sono ispirate, tratte da cause vere. E vengono revisionate, soprattutto nel finale, da quelli che sono i giudici, che sono avvocati, che danno il loro parere non dal punto di vista della sceneggiatura della trama, perché ci sono dei dialoghi scritti in cui le persone parlano davanti al forum, ma la parte legalese. Raga, lui non lavorava nel no, 2010. No, ma io 2021 io, post-Covid. Non lo so, cioè, hai parlato alla tomba, com'era? No, non c'era Santi Lighieri. Quindi per me René Ferretti è vita quotidiana. Figo, René figo, Ferretti rincarna proprio lo stereotipo di alcune persone. Poi io ho lavorato proprio in produzione, facevo la spola tra produzione e amministrazione, lavoravo dietro le quinte, e cioè, senza fare nomi, vi dico soltanto che mi è dovuto capitare. È una cosa per me assurda, sono dovuto andare a prendere un equivalente di Corinna, la cagna maledetta, che non si sarebbe mai e poi mai fatta venire a prendere da me con la mia umile panda gialla. Quindi io ho dovuto richiedere a mio fratello la cortesia di prestarmi la sua macchina blu, una K blu, la Ford blu, perché blu va bene. Perché altrimenti la produzione mi aveva imposto di andare, considerate, perché non sapesse... Se non avevi la macchina, come dovevi... Forum vi aveva detto... Vieni da noi e quindi sei costretto a prendere la nostra macchina, perché tu la devi andare a prendere. Considerate che questa persona abita più o meno zona Roma Sud, sono molto vago, e io abito a Roma Sud, noi stiamo zona Roma Sud. Io sarei dovuto andare la mattina presto, prendere la macchina con la mia macchina, prendere la macchina di produzione, tornare indietro, cioè farmi 30 km andare, 30 km a tornare, prendere la persona,
portarla lì altri 30 km. E sera live. Riportarla indietro con la macchina di produzione altri 30 km per poi ritornare lì e riprendere la mia macchina. Ho fatto, raga, ma davvero fate? Guarda, io quindi con la produzione gli ho detto, la macchina di mia madre non andava bene. La mia? No, gli hanno mandato le foto. Tre portieri. Gli hanno mandato la foto, ma stai scherzando? Mandavano le foto delle macchine per sapere se a codesta persona andava bene. No, è arrivato lo stronzo. Chi è lo stronzo? Ma te non stai editando, ma non devi editare. Quindi per me, per quanto riguarda, sappiate. Però non ci sei mancato. No, a me per niente, Carcola. Sì. O a coglionazzo, a proposito, ma tu hai letto quello che ti ha scritto Sommo Buta? Sta renderizzando. Meno male. Hai letto quello che ti ha scritto Sommo Buta, coso? Vabbè, se vuoi siamo su Discord. Comunque leggi quello che ti ha scritto Sommo Buta, perché è una cosa che ti riguarda personalmente. Numero, quanto siamo arrivati? 8. Ah, numero 8. Numero 8 è una serie che ho messo anche... potrebbe averti scritto anche questo, ma non era quello che gli interessava a lui. Per quanto riguarda, numero 8 è una serie che ho messo anche tra le mie top serie, top 10, una serie che io ho amato, che ho visto da giovane, che me la ricordo come... diciamo... Oh, comunque qua c'è una zanzara che mi sa che è la stessa tipo da mesi. È imprendibile, è inammazzabile. Allora, numero 8, ho messo un personaggio femminile, che secondo me è un personaggio femminile, scritto benissimo, vedi quando in realtà non serve per forza fare personaggi maschili. Ad hoc crea un personaggio nuovo ed è molto molto bello. Io una serie che ho visto da giovane, anche se poi diciamo in certi punti si perde, ma è una serie che tratta di spionaggio, politica estera americana, roba di servizi segreti, spie, interessante, che si chiama Homeland. Homeland, la cui protagonista è Kerry Mathison, ok, interpretata da Claire Danes, è fighissima. Io la serie TV l'ho amata tantissimo, mi ha amato soprattutto tutta la parte di spionaggio, è molto interessante. Lei è un personaggio molto molto bello, perché è un personaggio molto interessante per delle determinate caratteristiche specifiche del personaggio che la rendono interessante all'interno dell'opera. Lei è una spia? È una spia della CIA? Fa la spia, non è figlio di Maria. Della CIA? E nello specifico la cosa interessante è che lei soffre di un disturbo bipolare dichiarato, cioè non dichiarato, come si dice? Manifesto, cioè veramente... uno psichiatra ha detto, diciamo, e quindi c'ha questa alternanza da momenti di forte depressione a momenti un po' da schizzoide, momenti di euforia, ed è bello come questa sua particolarità si interagisce all'interno della trama, e come lei a volte ha dei guizzi interessanti, come per l'appunto il suo intuito prevale su delle diagnosticato, bravo, non mi viene il termine, in cui le sue diciamo intuizioni riescono a renderla una persona più che guarda al di là di quella che è l'apparente politica delle persone sotto cui lei sta, di come in determinati casi capisce che deve sporcarsi le mani e sacrificare determinate cose o determinate persone a volte per un bene superiore, di come in realtà la diplomazia a volte è importante, ma per arrivare alla diplomazia devi sacrificare qualcos'altro. Sessualizzavo questo personaggio? No, io dici no. Non l'ho mai vista come... Cioè, poi lei a me personalmente non mi piace. A me le ragazze troppo magre... Non mi piace. Le ragazze troppo magre non mi piacciono. Chiedo umilmente perdono. E... Ma ce ne sono due. Oh, brava Brenda. Vedi, intanto qualcosa capisci. Ce ne lei... sono due, Maggi, guarda. Sì, sono molto contento. E io vi consiglio Homeland soprattutto perché la serie non è incentrata prevalentemente su di lei. Ci sono molti personaggi interessanti come il Roscio nelle prime tre stagioni, un altro personaggio incredibile. La cosa bella di questo personaggio nello specifico, cioè, grazie Alison. La cosa interessante di questo personaggio è che per l'appunto 3 metri sopra il cielo. Si inserisce molto bene all'interno delle dinamiche sociopolitiche del mondo attuale, quindi è perché è una serie molto molto attuale anche adesso, perché c'ho lo Sharingan di arabi, Sharingan parla di Islam, parla comunque di dinamiche politiche relative al mondo culturale musulmano, le guerre, tutta la parte relativa a cose attuali, ed è molto interessante il suo personaggio perché effettivamente non ha mai ammazzato una zanzara con una cosa. Effettivamente siamo all'interno di un'opera che tende a volerti far vedere come no, lì così non la prenderai mai, non la potrei mai prendere così. Sì, ma non l'hai uccisa, hai rotto la cosa. Va bene,
E io ve la consiglio molto questa serie TV, perché secondo me c'ha delle parti, no, Roche non è lo stesso forum, c'ha delle parti molto interessanti in cui, ripeto, lei è un personaggio interessantissimo, bipolare, che a volte fa anche delle cagate, e le sue cagate hanno delle conseguenze nella vita di tutti i giorni, soprattutto per quanto riguarda problematiche di interesse pubblico. Perché a volte ci prende, ma a volte il suo intuito sbaglia, i compromessi politici che deve fare, come lei si infiltra, come utilizza a volte anche la fregna coscientemente, perché è un'arma politica, è un'arma politica in determinati casi. È molto 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 bella questa serie, c'ha, secondo me c'ha dei picchi alti, poi delle determinate stagioni un po' si perdono per poi risalire con l'introduzione di un personaggio che sostituisce il rosto, però ve la consiglio, è molto molto bella, lei è un personaggio, Carrie Mathison, soprattutto per questa sua dicotomia bipolare che la rende interessantissima. Poi numero 7, mi ricordo commesso, metti? Vabbè, che te lo dica, io qua fa? Ti devo flammare, che te lo dica fa? Io qua ti devo, perché flammare. Non ho messo Negan? Ci mi rompi il cazzo con sto Negan di merda, c'è un da 37 anni, e poi metti Daryl Dixon. Ma chi cazzo è? Daryl è un personaggione, Daryl è il più figo. Lo sai lui come... Ma ho capito, ma Negan... No, Negan non è meglio, ci arriviamo, perché... E lui, esatto, Daryl Agarri, cioè Daryl, ma da non solo. Ne hai mai parlato, parli sempre quante figo. Allora, Negan, innanzitutto lui sai come ha chiamato il suo cane? Negan. Cane. Bellissimo. Ma come? Cioè che chiama il cane, ma... cane. Lo chiama cane. Bellissimo. Allora, l'ho gestito, ho giocato adesso. Perché non Negan? Perché secondo me purtroppo Negan era bello fino a che l'attore, spoiler free per quanto riguarda The Walking Dead, quindi se non volete ascoltare mutate la live. Per quanto riguarda Negan, Negan è bello fino a che l'attore protagonista non mi ricordo come si chiama l'attore, quello che fa lo sceriffo, decide di abbandonare. Poi ahimè, per esigenze di trama, torna e rialzato la serie. Il personaggio però. Di Negan cambia completamente e diventa buono. Cioè, il personaggio di Negan diventa un aiutante di Andrew Lincoln. Rick, grazie. È un po' un freezer. Cioè, è quella. Esatto, no, è Orochimaru nel finale. Merda, non ci siamo proprio. Per esigenze di copione hanno dovuto reinventare il personaggio di Negan ed è un po' una merda la parte finale con Negan. E quello me l'ha fatto perdere e scemare completamente. Invece, Daryl è sempre fedele a se stesso. Non l'ho letto il fumetto, io ho guardato solo la serie TV. Adesso voglio che parli solo di Dixon. Le ultime stagioni fanno cagare, sono d'accordo, una merda le ultime stagioni di The Walking Dead. Proprio sì, viene completamente distrutta la caratterizzazione del personaggio. Cioè diventa buono perché serve. È un personaggio Negan bellissimo perché tratta le persone come forza lavoro. Non si uccide Livio, lo si schiavizza, gli si toglie qualcosa, tipo è Arianna. Terribile. Tipo Arianna, io prendo Arianna e la utilizzo come arma di ricatto perché Livio mi serve in un mondo in cui siamo pochi come forza lavoro. Non si uccide la forza lavoro, la si schiavizza e la si sottomette e gli si dà qualcosa in cambio per tenerla apparentemente buona. Daryl invece, poi questa cosa viene completamente sminchiata perché sto stronzo deve diventare buono perché Rick se n'è andato. Invece Daryl è fedele a se stesso e Daryl è l'unica cosa positiva. Guarda, c'è il sangue. Sì. Lo vedi? Sì, l'ho visto. Potresti poi lo puliscilo, grazie. Schifo. Allora ho visto il primo episodio della serie. L'ho uccisa con una bottigliata. Lo continuerò a vedere perché mi interessa. Daryl è un personaggio invece interessante per chi avesse visto tutta quanta la serie, perché non cambia mai, è fighissimo. Lui è proprio il classico tipo ombroso tenebroso, sta sempre ma da solo, vede, per vede. I cazzi suoi, ti guarda così. Poi lui è l'unico figo perché in un mondo di gente che può utilizzare le pistole, cioè lui ce l'ha, però lui è... usa la balestra perché lui è un cacciatore. È occhi di falco. Lui era cacciatore ancora prima di vivere in un mondo apocalittico. E la sua cultura, la sua anima da cacciatore rimane. È bello anche perché è il personaggio che spesso parla soltanto attraverso la mimica facciale. È uno che sta sempre da solo, difficilmente si fida delle persone. Le uniche persone di cui si fida. Diciamo sì, anche per il problema munizioni, è vero, le uniche persone di cui si fida però poi diventano veramente parte integrante della sua famiglia. All'inizio c'ha tutto un problema con il fratello che ricorda un po' il mastino di Game of Thrones, ha tutta una parte relativa a cui lui per l'appunto ha delle remore morali, del voler continuare a stare sul gruppo perché il lupo solitario quando molle. Sì, perché il lupo solitario quando... Carol, bravo, Carol. Quando, diciamo, il gruppo prende un determinato tipo di sviluppo, lui magari è contrario, ma ha il dilemma molare del voler rimanere o no con il gruppo per il bene del gruppo. E poi la cosa bella è che a un certo punto lui non riesce a vivere i momenti felici,
perché proprio te, proprio. Nei momenti, perché si rende conto che quando ci sono delle situazioni di potenziale problema o comunque delle situazioni, un mondo post-apocalittico in cui tu devi essere homo omnilupus, la felicità diventa un problema, perché ti fa perdere quello stato di guerra costante, anche mentale, che ti fa tenere sempre l'occhio sveglio. Bella sul fatto, guerra. Sul fatto che chiunque ti potrebbe inculare da un momento all'altro. E quindi il vivere dei momenti felici ti fa un pochino venir meno questa concezione, no? Ti fa stare in uno stato più leggero, in cui però non in, va un, bene. In un mondo del genere non va bene. Ed è una cosa fighissima questa di Daryl. Daryl è fighissimo per questo personaggio. Bene, numero 6. Numero 6, aspetta, io ho messo. Ah, ok, vabbè, numero 6, anche qui una serie che è una delle mie serie preferite, ve l'ho detto, e c'è un cattivo finissimo. Cattivo finissimo della prima stagione. Lorne Malvo. Questo è, per chi non avesse visto Fargo la serie, è il, diciamo, tra virgolette, il serial killer della prima stagione. Che poi è un serial killer, tra virgolette, un po' atipico, perché è un sicario di professione, ma che, diciamo, utilizza il suo essere un killer professionista per giudicare le persone sotto quella che è la sua luce, sotto quella che è, per l'appunto, la sua concezione morale di vita. In determinati casi... No, è vero, Lorne Malvo. Dice che non è un nome, no, è nome vero. E bellissimo quando a un certo punto l'inizio del film, sì, del film, della serie TV, lui accetta di fare una cosa, ok, senza che vi spoiler la serie, perché semplicemente parlando con il protagonista si convince della sua storia e che quindi lo vuole aiutare, semplicemente perché gli piace l'idea. E quindi si sente in qualche modo in dovere di dover fare una cosa, perché dice, ma lo sai, mi hai convinto. E fa una cosa folle. E però per chi avesse visto la serie, per tutta quanta, diciamo, la stagione, vi rendete conto di come lui è freddo, asettico, non è che ha degli obiettivi, però gode, diciamo, trae una sorta di godimento da quello che è il male, la sofferenza che può causare, ma più che altro perché gli piace vedere la reazione delle persone in base a quello che dice e che fa, per vedere se a volte le persone sono degne o no. Cioè è una cosa interessantissima, è una mezzo agente del caos, e tu lo vedi che però non gli daresti una lira a sto tizio, perché è una specie di livio, è un livio, sì, è un livio cinquantenne, e apparentemente sembra innocuo, anzi è una persona che ti si avvicina, che è curiosa di sentire la sua storia, ma in realtà ha un tutto, sì, è un sadico, è paradossalmente una persona che potrebbe incularti da un momento all'altro, che ama il conflitto, ama creare disordine, generare caos, ma non perché ha un fine chissà di che tipologia, ma perché vuole, perché vuole vedere come le persone reagiscono e testare le persone. Interessante, visto Lord Malvo. Happy? No, Happy mi manca. Poi, oddio, può essere che l'ho visto come serie TV, ma non me la ricordo. Però credo di non averla visto. Ok? Cioè, lui è un portatore di giustizia, ma è un concetto di giustizia puramente personale. E poi è fortissimo a sparare. Cioè, ti incula, si traveste per inculare la gente. Si traveste. Sì, cioè, fai travestimenti. No, beh, si fa i travestimenti, tipo si mette si la parrucca. No, si mette la parrucca, cose così. Va bene. Vabbè, top 5. Top 5, questa qui. Alta della classifica. Questo qui è un altro dei miei personaggi, un personaggio, questo incredibile. Questo personaggio è talmente tanto, la sua storia è un personaggio realmente esistito. È ispirato, è proprio tratto da, proprio quasi ricalcato fedelmente. È una delle serie, anche questa l'ho messa in top 10, una delle mie serie preferite, una serie che ho amato, una serie attualissima. Una serie che proprio tratta un tema specifico americano. Se volete capire perché in America succedono determinate cose, guardatevi questa serie. E lui è un personaggio incredibile. Per chi non lo sapesse, vabbè, hai messo lui. Sì, no, bravo. Sì. È lui, sì, no? Sì, è lui. E per chi non lo sapesse, lui chi è? American Crime Story, stagione 1, il caso O.J. Simpson. Lui è un personaggio realmente esistito ed è il personaggio che Shapiro e Kardashian, è un avvocato, è l'avvocato che Kardashian e Shapiro presero all'inizio per la difesa di O.J. Simpson. Soltanto per un motivo. Lo sai perché? Perché? Perché era nero. E Shapiro e Kardashian, vabbè, Kardashian è tipo mezzo armeno, però gli serviva un nero, perché nella difesa serviva un avvocato nero per un determinato tipo di problema politico. E lui è un fenomeno, cioè lui come avvocato nel film è un fenomeno. Pure io me la vorrei vedere. È un fenomeno perché lui a un certo punto ti fanno vedere, non vi voglio spoilerare troppo, però come non voglio spoiler, infatti. Ti fa capire come a un certo punto lui di O.J. Simpson non gliene frega un cazzo. Lui capisce
che può utilizzare il caso J. Simpson. Parliamo di serie, raga. La serie. Lui capisce che può utilizzare il caso J. Simpson in tribunale per una rivendicazione sociopolitica. Capisce qual è il nervo scoperto della società americana, dato che a lui ha degli interessi specifici su un determinato tema che viene approfondito della serie. E a un certo punto, anche quando Shapiro e Kardashian gli dicono prova a patteggiare, perché dal loro punto di vista questa è storia, a un certo punto Kardashian si interroga, beh, Kardashian era il miglior amico di O.J. Simpson, si interroga se realmente fosse, all'inizio pensava fosse innocente. Kardashian a un certo punto non crede più alla reale innocenza di O.J. Simpson, perché non sapesse O.J. Simpson era stato accusato dell'omicidio della moglie e dell'amante, ma lui sfrutta questa cosa a suo vantaggio, perché questa è storia, vabbè, non è spoiler della serie TV, è la storia. O.J. Simpson è stato arrestato da dei poliziotti bianchi, e su questo lui riesce a imbastire una delle supercazzole più fighe per quanto riguarda la difesa in tribunale, andando proprio a farvi capire come in America il tribunale non è una cosa di giudizio legislativo, ma è pubblico. Cioè, conta tantissimo l'opinione pubblica, e lui ha inculato l'opinione pubblica proprio facendo una perculata, perché lui ci credeva veramente, facendo tutto un panegirico. Sì, no, la cosa del guanto la so, perché la storia è vera. La storia del guanto è fighissima, poi quella vedetevela, per come arrivano alla storia del guanto. Cito un nuovo reel, andatelo a vedere. Brava Arianna. La storia del guanto è fighissima, per chi l'avesse vista andatela a guardare, la storia del guanto, perché ha proprio è l'attacco che si è inculato da solo. Perché lui ha portato la discussione su un punto politico, quindi per far tornare la discussione su un punto legislativo per parlare dell'omicidio, all'inizio non volevano mettere in mezzo il quanto. Sono stati inculati da questo, che poi lui non era, Shapiro era il capo, quello che ha interpretato già un'altra volta, Shapiro era il capo della difesa. Ma lui ha preso, mano a mano, guadagnato punti. Ma dove si punti. Può vedere questa serie, ragazzi? Non lo so. Su Netflix, Disney Plus, dove si vede questa? Vabbè. E ripeto, è bellissimo, e non vi voglio dire niente sul finale, ma al finale, a un certo punto, quando lui parla con un personaggio che, se non erro, è un amico, un familiare, e per il finale è incredibile, perché c'è proprio una, diciamo, discussione etico-morale che va a intaccare il concetto di giustizia in relazione al concetto di battaglie politiche. Cioè, tipo alla Thanos, quanto ti è costato? E perché? Molto molto bello. Quante puntate so? 8 o 10. Ah, mi ricordo. Figo. Bra, figo. Guardatela, perché questa serie vi fa capire proprio del perché in America, innanzitutto come funziona il sistema di giustizia americano, del perché l'opinione pubblica, è più importante della fase, cioè perché loro hanno la giuria che giudica, non il giudice, ed è più importante della fase di giustizia in sé per sé. Ma poi la cosa interessante è perché, se ad oggi c'è ancora questo forte problema radicato di razzismo in America, qui ti fanno capire uno dei motivi per cui c'è, come si evolve, come nasce, come viene sentito, perché il bianco che non vuol far sì che il nero abbia successo nella vita è proprio qualcosa di radicato nella cultura americana. Ovviamente, e non glielo sradichi. È autoconclusivo. Sì, è autoconclusivo. Dai, top 4. Numero 4, posizione inaspettata, perché io sono un grande critico di questa serie. Sono un grande critico del suo finale, e ritengo tuttora quel finale una merda, ma proprio, cioè, quando mi pare, lo considero veramente una cagata per come è stato costruito, per come è stato pensato, per la tipologia di idea, di non approfondimento. Però devo dire che uno dei motivi per cui seguivo tanto questa serie all'inizio è per l'appunto il suo cattivo, che è un cattivo non cattivo, che poi si scopre avere un passato tormentato, ma è fighissimo, è un cattivo fighissimo, che è Benjamin di Lost. Lui è figo. Ma lui è lo stesso attore di Soul Enigmista? No, sì, però non è non è solo lui, è quello del primo film, è quello che sta dietro. È il terzo che viene inculato, quello che sta dietro. È quello. È il terzo. Lui è un personaggio della Madonna, lui è un freddo calcolatore, un manipolatore, che, diciamo, vede nell'isola quella figura paterna che non ha mai avuto, la figura paterna che un po' l'ha, diciamo, seviziato da piccolo. È un villain però che ha uno scopo specifico, e tu non sai qual è il suo scopo, però senti che tutto quello che sta facendo lo sta facendo per una causa a cui lui crede, ok? E diciamo che lui è privo di scrupoli, e per arrivare a fare quello che deve fare, per fare quello che fare, per difendere quello che deve difendere, è pronto a sacrificare anche persone
per una causa maggiore, cioè la causa è più importante delle persone. È fighissimo perché è un personaggio che poi si evolve, non è mai uguale, ed è quel personaggio che all'interno della scena lo ami e lo odi. Lo odi perché è un pezzo di merda, ma lo ami quando capisci perché è un pezzo di merda. E dici, ma lo ami tu o le persone normali? Boh, tu non sei normale, quindi potresti amarlo. Ah, ok. E poi ripeto, poi quando, senza fare troppi spoiler, quando conosci il suo passato, quindi il rapporto che ha avuto con col suo padre, che è fondamentale per la costruzione del personaggio, capisci perché ha questo attaccamento ossessivo compulsivo all'isola, ed è molto molto bella questa cosa. E insomma, uno dei pezzi interessanti, faccio un piccolo spoiler, è quando lui è John Locke. Lui cerca di inculare John Locke, lo porta dentro a una casa abbandonata, in cui lui comincia a parlare con una persona, con una terza persona, come se fosse lì presente, e John Locke non la vedesse. E tu dici che lo sta prendendo per il culo. In realtà poi scopri che John Locke intravede una sagoma, che apparentemente per te Fodore non dovrebbe essere lì, ma lui non la vede. Quindi si crea una situazione per la quale lui sta pensando di incularlo. John Locke pensa di essere inculato, poi c'è questa epifani e si trasforma a parti invertite, perché Benjamin si rende conto che Locke ha visto qualcosa che lui non ha mai visto, lui deve continuare la farsa, ma si rende conto di lui essere l'inculato e che quindi, cioè, mina tutte le certezze che ha avuto fino a quel momento. Figo. Questo è molto, quel pezzo è bellissimo. Poi il finale è una merda. Vai, top 3. Questa qui è una serie bellissima. Questa qui l'ho voluta mettere nonostante il finale faccia cagare, ma non è colpa del personaggio. Questa qui, io la serie l'ho vista da piccolo. La serie mi è sempre piaciuta, ma non l'ho messa nella prima top 10 per via del finale. Ci sarebbe tanto da dire sul perché sono arrivati a questo finale, ma non è oggi il giorno. E ve la consiglio assolutamente, se non l'avete vista. Sto parlando di House of Cards, ovviamente Frank Underwood, personaggio. Bravo Frank. Lui è tanta roba, eh. Lui è tanta roba. Ci sarà stasera in live, Frank. Lui è tanta roba. Per quanto riguarda la serie TV, non l'ho messa nella mia top 10 perché il finale è una merda. Per chi non lo sapesse, Kevin Spacey è stato accusato di molestie sessuali all'epoca. Ergo, per una questione etico-morale, non mi ricordo nemmeno se era stato ancora condannato. Comunque c'era il procedimento in corso. Stagione 6. Decidono, trono di merda, l'hanno assolto. Decidono che il personaggio deve morire. Cioè, lui è praticamente. Ha perso un botto di soldi adesso sull'astrico. Ma no, adesso l'hanno assolto. No, ha fatto due processi. Uno l'avevano assolto, ma per una cosa specifica, e l'altro invece l'hanno. L'altro hanno condannato. Va bene, ok. E quindi, per una motivazione. Condannato! Per una motivazione extra serie. Stagione 6 lui muore off screen prima della prima stagione, ma muore in un modo del cazzo che non ha senso proprio in relazione a quello che è il personaggio. E quindi la stagione 6 è una merda. La stagione 6 è una merda perché poi era bella tutta la dicotomia tra lui e lei, la moglie. Si perde, infatti poi è finito. Finisce con stagione 6 perché perde poco di significato la serie. Per chi non avesse visto la serie, lui praticamente è un politico che bramoso di assetato di potere, che per arrivare al potere, le mani sporche di sangue, per arrivare al potere è disposto quasi a tutto. E la cosa bella è, per l'appunto, lui poi diventa presidente degli Stati Uniti d'America. E la cosa bella è il processo che porta a diventarlo alle prime stagioni presidente degli Stati Uniti d'America, tutte le macchinazioni politiche riguardanti quello che lui deve fare, i compromessi, come in realtà i piani politici hanno effetto nel lunghissimo periodo, gli accordi sotto banco, come cercare di sfruttare le persone per suoi tornaconti personali, come cercare di capire quelle che sono le esigenze del momento, le esigenze politiche, il tornaconto, come sfruttare e manipolare l'opinione pubblica, come utilizzare persone che sono sue vicine per i suoi scopi, come a volte viene inculato, perché anche lui viene inculato, e tutto questo all'interno di un contesto socioculturale che è quello della politica americana, dove per l'appunto si parla di impeachment, si parla di tematiche sociali, la guerra, come si può sfruttare la guerra dal punto di vista politico per affossare il tuo avversario, come funziona la parte di quella che loro chiamano il marketing non è il termine corretto, la campagna elettorale dal punto di vista mediatico, cosa devi fare, cosa non devi fare. Lui è un personaggio, cioè,
quasi la serie, quasi la propaganda politica. La serie si regge quasi interamente tutta su di lui e sulla dicotomia con la moglie. Ovviamente che anche lei è un personaggio incredibile. Ahimè, la sesta stagione, quando viene meno... Sono troppe stagioni queste serie, cioè, però questa, se non l'avete vista, guardatela. Questa è una seriona, questa è proprio, è interessante, proprio la serie, a prescindere stagioni, lui. E lui è proprio l'incarnazione del male. Lui, cioè, lui è fighissimo, perché è super brillante, intelligente, deduce, capisce prima degli altri dove andare a parare. È un genio. No, genio no, è astuto, è furbo, è sagace. Molto molto bello. Vai, top 2. Numero 2, infanzia. Numero 2, questa serie ha accompagnato... Sì, su Succession l'ho visto la prima stagione e mezza. Ho capito a chi ti riferisci, a quello che entrò i Agamennone, il padre. È lui pure molto figo. Mi ricordo come si chiama l'attore. Johnny Bravo. Allora, per quanto riguarda questa serie ha accompagnato la mia infanzia. C'è un cazzo da fare, anche qui finisce. Quindi dobbiamo a questo personaggio. No, questa serie me la ricordo per questa serie, perché quando andavo a scuola la vedevo. Brian Cox. Questa serie me la ricordo perché quando andavo a scuola poi la sera la vedevo sempre, prima di andare a dormire. La facevano la sera su Italia 1, se non erro, Canale 5, non mi ricordo. E per me era un appuntamento fisso. Lui per me è un personaggio incredibile. Peccato per il finale. Dottor House! Lui è... lui è forte. Poi quando ho scoperto che fa il padre di Stuart Little, ci sono rimasto. Lui è fighissimo, è controverso, eclettico, geniale, è controverso, è un personaggio... che per l'appunto poi a un certo punto ha anche dei dilemmi etici morali, percula tutti, perché sono tutti delle merde nei suoi confronti. Lui è un genio che capisce le cose prima degli altri. Lui è un personaggio fighissimo. A me la cosa della serie che dopo un po' mi ha stufato è che sono tutti uguali. Sempre allora, loro cercano, è vero, sono un po' lunghe. E poi c'è il colpo di però, scena. Però la trama, però c'è, cioè, poi cioè, ci l'idea pezzi, ci sta, però ci quante pezzi... stagioni so? Sono botto. 8? Troppe, 9? Cioè, troppe. Però ci sono pezzi, però ci sono pezzi di trama orizzontale, cioè il rapporto che c'ha, certo, lui con 13. Però sono sempre quei 5 personaggi. 8? Stava un po' una merda. E vabbè, lui che io dire, è un personaggio incredibile. No, lui è figo, lui un personaggio che funziona. Poi tutta la dipendenza col Vigodin, tutta la parte in cui lui per l'appunto è sia un po' manipolatore... scherza, ma scherzando ti dice la verità, quelle battutine per farti capire che non vali un cazzo, però quando serve si mette a disposizione. Sì, ecco, è una di quelle serie che te puoi vedere una puntata anche se non hai seguito quelle precedenti. Sì, in molti casi, cioè sì. La trama orizzontale è molto diluita, la sua storia amorosa con la capa. Il problema è che poi quella dell'ultima stagione non se ne va, e quindi è un po' una merda. Però lui è fighissimo, cioè lui è la stagione. Questa è un'altra stagione abbastanza Gregory House dipendente. Nonostante ci siano molti personaggi incredibili, 13 è un personaggio figo. Il suo assistente, il nero, il medico nero, è figo pure lui. Biondino. Il biondino pure, ma più o meno un altro fighissimo è l'amico, l'oncologo. L'oncologo sì, pure è un vabbè. Personaggio figo. Però lui è fighissimo. Ma la numero uno. Numero uno. Il numero dovresti già dovuto sapere. Immagino, sì, ma so chi c'è. Prima di, cioè, anche se non l'avessi saputo, non avrei detto numero uno. Sinceramente, ma stai scherzando. Non avrei messo numero ma uno. Stai scherzando. Ma stiamo scherzando. Dico chi c'è al numero uno. C'è il solo, il più figo di tutti. C'è il solo, è l'unico. Il posto il più figo. Cioè, no. mi rappresenta in tutto e per tutto. Ma no, sì, allora, sì per la scena che ci abbiamo in comune. È fighissimo. Lui è ombroso, tenebroso, non gli devi romper cazzo. Vive molto. Però c'ha solo. Un cuore tenero. Sì, con alcune persone, quelle persone degne. Aria. Sì, quelle persone degne. E poi secondo me il finale del Mastino è un finale bellissimo. È la cosa fatta meglio dell'ultima stagione, bellissimo il Mastino. Poi è proprio l'evoluzione del Mastino. Perché lo vedi che è una persona che comunque sembra un pezzo di merda, ma in realtà lui c'ha un codice deontologico. Un sonderino, sì. C'ha un codice deontologico che segue. E comunque è una persona con una moralità.
anche se non lascia vedere, difficilmente fa avvicinare le persone perché ha avuto un passato difficile, non si fida degli altri e quindi anche lo fa perché non vuole soffrire, lo fa perché poi ha paura di perdere le persone che ama. Beh, questo è un po' fischio. E poi alla fine quando gli fa aria, non diventare come me, si dice a me la... La vendetta mi ha consumato dentro. Io adesso vivo solo per quella, non ho altri stimoli nella vita. Vivi una vita felice, stare con me non ti ha insegnato niente, che la vendetta poi alla fine ti corrompora, ti corrode. Non... Io però Artronauta ammazzo uguale, eh. Io la vendetta poi farò come Thanos, ma te schioppo uguale, cioè vivrò, guarderò un cielo grato, però a te ti schioppo perché mi stai proprio cazzo. Vai tipo in campagna, l'ho fatto. Vado a vivere la mia vita felice, però ho fatto il mio. E vabbè, lui è il mio personaggio preferito di Game of Thrones. Cioè, proprio amore a prima vista. Bello, bello. Mi piace pure a me. No, lui non viene ucciso da Brienne, no. Lui si ammazza col fratello, si ammazza per uccidere il fratello. Ma ti sei fermato tipo alla terza stagione? No, sì, alla quarta, quinta stagione ti sei fermato. Se pensi che è morto a Brienne, greve. Va bene? E va questa bene. È la top 10. Va bene, no, ci sta. Guardatevi molte delle serie che ho messo. Che sono io mi vedrò. Mo chiederò ad Arianna di vedere il caso O.J. Simpson. Che fine ha fatto l'attrice cane? Ha fatto carriera? No, era già famosa quando sono andato a prenderla. Per quello ho avuto tutte queste richieste. Un'attrice di televisione, non dirò altro. Interessante. Attrice comica, questo lo posso dire. Non dirò altro. Interessante. Allora, bionda? No, beh, qua chiedi troppo. Allora, però si identifica in una donna. Ok. Allora, ragazzi, stasera live Doomsdale. Sì, può essere. Avremo tanti ospiti, tante argomentazioni, tanto flame stasera. No, Gianluca però, eh. Sì, no, non Gianluca. E scoperchieremo il vaso di Pandora. Mm-hmm. Ovviamente a Bicocca, se vuole venire, può venire come al solito. Mm-hmm. Ciao. A stasera. A stasera alle 10. Ciao ciao. Ciao. Porco Livio. Tutto ormai ti chiamo la video. Trivio, bivio, l'erbio, l'erbio, lipio. Il tuo ciuccino birichino. Il tuo fare da stupido bambino. Ora inattaccabile. Ti senti davvero intoccabile. Le vocine nelle discussioni smettila, non si capiscono le illazioni. Arcanite sta bruciando e tu stai tardando. Sfogliatore bugiardo. Evangelio sopravvalutato. Suzaku purtroppo ha schivato il buco di trama che hai trovato. E il cucino che è stato ciucciato. Tutti i lamponi che hai spammato. Team Livio, Team Melia, Team Maggi.